tutti amici, oggi ho fatto la pulizia del mio orto, ho iniziato a pulire il mio orto, scusate che si chiama la sedia, ovviamente ho iniziato a pulire il mio orto, a togliere i teli e a togliere la struttura dei pomodori e niente, questo video volevo dirvi semplicemente che la vita dell'orto continua, va avanti, in inverno ancora meglio andare a fare tutto quello che in estate oppure in autunno non si è fatto, quindi la pulizia dell'orto, sistemare tutti i ferri, le canne, quello che serve per i pomodori, i teli, andare a metterli ad asciugare, pulirli e tirarli via. Avete visto nelle riprese che ho fatto tutto questo lavoro di pulizia e di manutenzione, ovviamente io ho fatto da una parte, io dopo continuo a finire il tutto, comunque ovviamente è fatto, una volta che è stato smaltite le piante si va a tirar via e a mettere tutto in ordine in magazzino oppure sul traditorio dove sia al posto, tutto quello che ci serve per la stagione successiva. Con questo video io vi voglio augurare a tutti quanti buone feste ovviamente di cuore, buone feste di tutto, ovviamente lasciamo stare le feste comandate, ma diciamo buone feste in tutto, che comunque può essere festa sia chi continua a lavorare e chi invece magari si prende una pausa, chi invece magari si gode ovviamente un po' di spensieratezza in queste feste che ci sono, che sono feste ovviamente comandate da un certo punto di vista, ma sono feste che dobbiamo sentire le nostre, nel senso di riposarci, di passare del tempo bene, di fare quello che ci fa star bene a noi, non fare quello che vuole l'altro oppure quello che vuole la società, perché ovviamente la società ci comanda sempre, la società vorrebbe che noi spendessimo tantissimi soldi e ovviamente andassimo a spasso in giro di qua e di là e si fa quello che fa la massa, quindi essere in mezzo alla massa. Invece le feste che prediligo io è spendiamo poco oppure prendiamo quello che ci fa star bene, lasciamo perdere tutte le cazzatine, tutte le cose superflue, che bello averle ma poi alla fine non ce ne frega niente, cerchiamo di passare un po' di tempo magari in natura. Un modo bellissimo potrebbe essere una camminata in montagna, una camminata dietro casa, magari chi nelle rive del fiume, faccio un esempio nella riva del Brenta, ma potrebbe essere qualsiasi altro fiume, facciamo qualche camminata naturalistica, andiamo a fare un giro in bicicletta, stiamo con i nostri animali domestici, stiamo dietro le galline, chi ha cani e gatti si prende del tempo per dedicarglielo, facciamo quei lavori nell'orto che magari durante gli altri giorni non abbiamo mai avuto tempo, non abbiamo mai avuto voglia, perché anche la voglia è questo, iniziamo a pensare di come progettare l'orto, facciamo delle riflessioni, iniziamo a amare la natura, stare insieme con la natura in queste feste, che ovviamente sono feste di riposo ma sono feste anche di divertimento, quindi mangiamo prodotti genuini, prodotti dell'orto, valorizziamo tutti i prodotti che abbiamo nell'orto, cerchiamo di comprare al supermercato le cose indispensabili che vogliamo mangiare, non quelle cazzatine, tutte quelle robette là che vendono, quelle scatolette di mangia questo salattino, mangia quell'altro, cerchiamo di non comprare quelle robe lì, non perché magari i soldi costano, non perché magari non ci sono soldi, ma costano tanta la roba, perché ognuno ha quei soldi, fa quello che vuole col denaro, ma perché dobbiamo cercare di valorizzare le cose della tradizione, le cose nostre. Sull'orto in questo periodo ci possono essere le verde, possono esserci broccoli, può esserci il radicchio, può esserci il porro, o può esserci il cavolo nero, ecco, per dire un'altra, quindi valorizziamo bene, possiamo fare un bel piatto ricco col cavolo nero, quindi un bel pesto tra con mandorle, cavolo nero e aglio, che viene fuori un pesto eccezionale, ci mangiamo una pasta ottima, possiamo fare verze, possiamo fare delle verze col formaggio, verze con la salsiccia, verze con la carne, possiamo fare tantissime cose e mangiare prodotti cucinati bene, prodotti cucinati lentamente, prodotti ovviamente genuini. In questo io ci tengo semplicemente a dire buone feste a tutti, buon Natale, come si dice in gergo, buon Natale, buon Capodanno, buon primo dell'anno, buon ultimo dell'anno, buon riposo, buon lavoro, buon tutto quello che volete voi, ovviamente passate delle buonissime feste. Questo era un mio piccolo video che vi faccio vedere che nell'orto c'è sempre qualcosa da fare, i video arriveranno sicuramente, i video di Natale arriverà, non saranno video fatti elaborati tantissimo, ma saranno semplicemente i miei auguri per voi, che poi alla fine voi sapete che a me non piacciono molto queste feste comandate, però ovviamente queste feste io le prendo e le vedo come passo del tempo con la natura, passo del tempo
per passo del tempo con le cose che mi fanno stare bene. Ecco, niente, era un video molto veloce, molto semplice, però auguravi ancora buone feste, buon lavoro nei vostri orti, mangiate bene, mangiate cose sane e genuine, cucinate sulla stufa economica, chi ce l'ha è una grandissima fortuna, e niente, mettetevi a legno, iniziate a pensare all'anno prossimo, iniziate a pensare alla primavera, e niente, da Paolo Fiat è tutto, buone feste di cuore a tutti quanti voi, ciao a tutti amici.